Ciao ragazze, benvenuti in questo nuovo tutorial. E oggi voglio proporvi una nail art molto semplice da realizzare e molto veloce. Quindi per chi vuol fare una cosa carina ma in poco tempo. Allora, ho già steso la mia base bianca e adesso andrò a mettere un po' del nostro gel blossom, ovvero. Se non ricordate di che cosa sto parlando, cercate il link del mio video tutorial dove ve ne parlo e vi mostro come utilizzarlo. E comunque, brevemente, è quel gel che vi permette di eseguire i disegni delle nail art e quindi in espansione. E allora stendiamo il nostro gel blossom. E quindi senza catalizzare ho già preparato un po' di semipermanente rosa, rosso, corallo, insomma, e con un pennellino a punta fine andremo a realizzare la nostra nail art. Diciamo che doveva essere il cassetto delle Barbie, dopo è diventato il cassetto del casino, vero? Però più che altro ci sono delle Barbie. Povera Pocahontas. Dobbiamo farle un bello shampoo. Magari facciamo un video dove facciamo lo shampoo a Pocahontas e le teniamo vestite. Oppure ci penso io. Oh, va bene. Ok, dai, basta col cassetto delle Barbie. Invece questo sì che è super E cassetto allora, del dopo aver casino, fatto i nostri petalini, se così possiamo chiamarli, vedete che il colore appunto si sta espandendo. Cerchiamo di comunque dargli un po' di movimento. Ok, quando siamo soddisfatte andiamo a catalizzare in lampada 60 secondi. Una volta polimerizzato possiamo arricchire la nostra nail art, magari dandogli un po' di movimento con un bianco senza dispersione, insomma adatto per i disegni per le nail art o dei paint se avete quelli. E quindi andiamo a fare giusto qualche linea per arricchire il nostro fiore. Naturalmente possiamo anche impreziosirlo ancora di più
Come vogliamo. Quando siamo soddisfatte, andiamo in lampada. Ragazzi, adesso possiamo anche aggiungere altri dettagli se più ci piace. Io ad esempio sto mettendo qualche glitter. Vado a renderlo un po' più wow. I glitter sono sempre bellissimi, arricchiscono tanto. Ecco qua, andiamo in lampada, giusto qualche secondo. Sigilliamo il tutto con un top. Sigilliamo bene, mi raccomando, i bordi e i laterali. Andiamo in lampada a polimerizzare. Come vedete, la nostra dip è pronta appunto. E spero che questa nail art vi sia piaciuta. È abbastanza semplice da realizzare. Naturalmente potrete cambiare colore e farla a vostro piacimento, naturalmente. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto. Attivate la campanella in modo da restare sempre aggiornati sui nuovi video tutorial. E naturalmente vi aspetto al mio prossimo tutorial. Un bacio, ciao!